Scena 10. È il telefono, vero? Mi risponda. Sì. Sì, è il telefono. Professor Baldi, il telefono. È per me? Sì. È per lei? No. No, non è per me. È per il professor Baldi, vero? Sì, è per il professor Baldi. Sì, è per lui. Ripeta, non è per me. Non è per lei. È per lui. Bene. Ascolti il professor Baldi e ripeta dopo di lui. Pronto? Il signor... chi? Ah, il signor Duval. Dov'è lei? A Parigi? Monsieur Duval, bonjour! Monsieur Duval, bonjour! Mario, silenzio! Il professore è al telefono. Parla con il signor Duval. Monsieur Duval, comment allez-vous? Adesso il professore non parla italiano. Parla francese. Francese. Ah, sì. Monsieur Duval, comment allez-vous? Ripeta. Io parlo. Lei parla. Lui parla. Lei parla. Io non parlo. Lei non parla. Lui non? Lui non parla. E lei non? Lei non parla. E lei, Sandra, parla francese? Sì e no. Come sì e no? Parlo francese, ma non molto bene. Parlo un po' di francese. Solo un po'. E l'inglese? Lei parla inglese, Sandra? No, non parlo inglese. E il professor Baldi, lui parla inglese? Sì, il professor Baldi parla inglese, francese, spagnolo, italiano. Il professor Baldi parla 4 o 5 lingue. Il professor Baldi parla 4 o 5 lingue.
Ma non parla giapponese. Sandra, la segretaria, parla italiano e un po' di francese. E lei parla due lingue? Sì, io parlo due lingue. Una domanda. Con me, lei parla italiano? Hm? Sì, con lei io... Sì, con lei io parlo italiano. Ripeta, con lei parlo solo italiano. E io parlo solo italiano con lei? Sì. Lei parla solo italiano con me. Lei parla francese con il professor Baldi? No, io non parlo francese con il professor Baldi. Ripeta. No, io non parlo francese con lui. Chi parla francese con lui? Il signor Duval parla francese con lui. Ascolti, il professor Baldi parla francese. Merci beaucoup, monsieur, et à demain. Merci beaucoup, et à demain. E lei, signore, signora o signorina, lei che ascolta, lei che ripete, fermi la cassetta. La cassetta è finita. Molte grazie e arrivederci. Arrivederci! Fine della scena 10.